il Maxi Chicken è tornato. E quando andate fuori a quei posti fate marameo, è da sballo. Quante volte sei andato in queste paninoteche, fast food, a mangiare questo chicken crispy, crispy chicken, come... Cioè, insomma, sto pollo croccante dentro al panino. Dopo sta ricetta, e il pollo croccante se lo famo a casa. Gli faremo vedere all'arte che vanno a mangiare sta robaccia. Quanto sarà buono il nostro, quanto sarà meglio il nostro, perché metteremo tutte cose di stagione. Ingredienti! L'aglio e cipolla non mancano mai, ma ci abbiamo anche aggiunto lo zenzero. Poi... melanzane, zucchine romanesche, pomodori, basilico, farina, panko oppure del pan grattato bello grosso, petto di pollo chiuso qua dentro e oh, il bun. Ma che è sto bun? Ci hanno messo in testa sto bun. Guarda qua che te do. Sta pizzetta fatta sui castelli romani, forno a legna, un po' brucecchiata qua sotto. È una bontà morbida, morbida, il bun. Puro! La volevo mettere la maionese dentro a sto panino, ma la famo delle zucchine. Prendiamo la parte più verde delle zucchine, ma il bianco non si butta perché è costato acqua, è costato terreno, è costato fatica. E questo è il vostro brodo vegetale. Noi ci serve però il verde, vedo? Soprattutto nelle zucchine dove c'è poco bianco all'interno. Le romanesche sono fantastiche per questo. Tagliuzzata così, grossolana. Noi ci facciamo la maionese delle zucchine, un qualcosa di vegetale, buona, stagionale, ma deve essere buona però, eh? Cipollotto, abbondante, olio, abbondante, aglio, no, normale, senza esagerare, un pochettino proprio, eccolo qua. Dato che non ci accontentiamo solo di questo, gli vogliamo dare più sapore, più gusto, gli possiamo anche mettere un po' di zenzero, come vedete, lo zenzero con le zucchine è un bel abbinamento. Poi... ci sarà qualcuno che dice, ma la vogliamo fa spicy? Come si dice spicy? Insomma, piccante? Certo, perfetto, possiamo fare pure piccante. Ecco qua, ho trovato. Tieni, guarda qua. Peperoncino, poco, che tanto ci sta poi Mario che gira e solo mangerà pure lui. Eccoci qua. Fate insaporire bene, metteteci un po' di sale. Ci abbiamo messo il peperoncino, vedete se stanno quasi a colorare, però non sono stracotte, non cambiano il colore in quel coloraccio brutto, ok? Basta così, metto dentro, aggiungiamo due cubetti di ghiaccio, prima uno e poi l'altro, perché così, noi aggiungiamo altra acqua calda, che può soltanto finirli di stracuocere le zucchine. E cerchiamo di fare una bella cremetta. Olio, andiamo a emulsionare. Dobbiamo creare proprio una bella salsetta. Ma il basilico non ci mettiamo, mannaggia. Ci siamo scordati. E ci mettiamo adesso, via. Lo senti? Lo senti il rumore diverso? Vabbè, ma se voi ci pensate, come fa a non essere buono? Si è messo il giusto sale, abbiamo messo i giusti aromi, per forza è buono. Non è che so bravo io, è che... vabbè, un pochetto so bravo, dai. Allora, a questo punto, dato che so un pochino bravo, iscrivetevi. Non puoi non iscriverti, dai. Ti vengo pure a fare il campanello, ding dong, quando arrivi 17.9, dai. Pomodoro, dobbiamo usarli adesso. No, st'inverno, adesso, è veramente obbligatorio in questo momento, usateli, uscite e comprateli, perché se non li usate adesso, non sapete quello che vi perdete. Sulla padella dove ho fatto le zucchine, metto un goccino d'olio, alzo al massimo la temperatura dell'induzione, quindi non pulisco, non lavo altre cose. La rimanenza dell'aglio, eccolo qua, poi in un colpo solo, zacchete, così, l'andiamo proprio a friggere, quasi a friggere sto pomodoro. Non vi fate intimorire da vostra moglie, dalla vostra compagna, dalla vostra fidanzata. Schizzate tutto. Serve, è importante. Allora mi fate ridere ogni tanto qualcuno di voi non contro in strada. Mia moglie mi ha fatto una faccia così. Vabbè, ti devi far rispettare. Io via botte sto zitto, tu via botte e te lamenti. Non ci mettete il sale, lo mettete dopo. Vai. Oh, vai, 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 vai. Dove sta? Eccola qua. Uno, due. 3
4 e spengo. Un pizzico di sale adesso, un profumo che non finisce mai, una botta di origano, vado, guardate che meraviglia. Qui sto facendo con la farina a zero un po' di pastelle. Gradualmente mettete l'acqua, deve essere abbastanza fluida. E dai, a Pinocchio, e fa uscire quest'acqua. Allora, eccola qua, vedete? Ci sono un po' di grumetti, ma adesso andranno via. Per capirsi, così non ci sono incomprensioni. Vi siete scelto il pollo che volevate dal macellaio, l'avete fatto tagliare come volevate. L'avete fatto tagliare come volevate, avete scelto voi la qualità del pollo, quindi un pollo che, pure se non è biologico, però che abbia mangiato bene nella sua vita, abbia goduto della sua vita, e poi voi ve lo panate, voi lo friggerete, e quindi sceglierete anche l'olio dove lo friggerete. Allora, c'è presente tante volte quando passate davanti o vicino a dei fast food? Avete mai sentito quell'odore di quel grasso che si sente, che è abbastanza insistente come gusto? Beh, pensate che a casa vostra quell'odore non si sente. Pensate, se usate un olio pulito, bello, nuovo, tutto quello non si sentirà. Quando l'olio dà odore è un olio vecchio. Se voi mettete l'olio a scaldare di arachide, di girasole, nuovo, voi non sentirete nessun odore. Dal momento in cui friggete più volte, si sentirà l'odore. Allora, fettina di petto di pollo. Sottile, sottile, quindi che vuol dire? Che si cuocerà anche abbastanza veloce. Dovete fare attenzione, abbiamo il panko, rende molto croccante, però allo stesso tempo dobbiamo stare attenti che dobbiamo cuocere il petto di pollo, perché il petto di pollo deve essere cotto. Umido, ma cotto. Non lo cuocete troppo, bello, tia. Questo sei Mariuccio, come ci va adesso? Pronto, per me è pronto, giusto compromesso di colore, e poi vi farò vedere anche l'interno come è venuto. Però abbiamo acceso l'olio e friggiamo con un'altra cosetta, no? Se famo una bella bistecchina di melanzane. Così, guardate, guardate che belle queste melanzane che so. Grazie Sandrino. Allora, c'ho tutti Sandro io. Sandro il fruttivendolo che sta a Mercato Trionfale. Sandro il macellaio che sta a Mercato Trionfale. Mo se famo ste fettine di melanzana alla stessa maniera. Zac. Temperatura più bassa, ok? Deve friggere ma non deve bruciare. Lavoriamo sui 160 gradi. Guardate il colore che prende la buccia della melanzana, guardate che viola intenso, guardate, lo vedi? Guardate che bello, stupendo queste melanzane. Piano piano, perché dobbiamo cuocere la melanzana all'interno, no? Peperone crudo si può mangiare, zucchine crudo si può mangiare, la melanzana si può, non ci si riesce, non si riesce. Pizza bianca, morbida, la tagliamo a metà, guardate che bella sta pizza, un pensiero. Guarda, immagini sto panino, sta pizza ripiena, con sto pollo croccante, le melanzane, questi pomodori morbidi, sta maionese, che poi ricordare sta maionese di zucchine. Ma il formaggio ce lo mettiamo, a me è venuto in mente, c'è ragione, sì. Non era dagli ingredienti, però mi sembrava giusto e quasi obbligatorio mettere un po' di formaggio. Allora, questo qui è un piccolo, diciamo, pezzetto di toma che mi ha dato un amico fantastico. Lui si definisce allevatore di tome. Che fa sto signore? C'ha un odorino, un profumino questo, Camerou, che non finisce mai. Latte crudo. Vedete, è un po' di tempo che non lo mangio. Allora, lui ha 18 produttori di formaggio e lui li alleva, che vuol dire li bada. A secondo dei sentori che hanno i vari produttori, sono piccoli produttori, ci avranno 20 vacche ognuno, lui che fa? La stessa toma è diversa, perché i pascoli che dovranno mangiare queste mucche sono diversi, quindi hanno i gusti diversi anche dei formaggi. E i formaggi gli dà addirittura il nome degli allevatori, quindi ci sta Beppe, Roberta, Simone, tutti questi qua. Sarà cotta la melanzana? Proviamo. È cotta, ragazzi. C'è solo la crosticina del pane, ma la melanzana è cotta. Allora, per i vegetariani, per i vegani, pensate anche a questo. Levate il pollo se non lo mangiate e potete farvi un panino di sole verdure con questa cotoletta di melanzana, il pomodoro, la maionese, la zucchina, e state a posto. Qua non si leva la buccia
No. Allora, poi questi formaggi cambiano a secondo di come li mangiate, quindi c'ha un sapore partendo dall'esterno, dalla buccia, e mano a mano cambia. Guardate che bello. Ma tutti volete sapere il nome di questo ragazzo, è vero? E costano relativamente poco questi formaggi, stanno su prezzi da 12 euro al chilo a 15 euro al chilo, delle cose pazzesche. In Val Chiusella, sapete dove sta Val Chiusella? Vicino Torino, ragazzi. Ho scoperto questa cittadina, sto paesetto fantastico. Ci sono 2300 vacche e ci stanno, mi sembra, 200 abitanti, una cosa del genere. Metto a scaldare la pizza, metto un coperchietto, se lo troviamo, ecco qua, un coperchio, metto il piatto, facciamo così e scaldiamo la pizza. Guardate il formaggio, bello morbido, non potete capire. Buona moglie. Maionese, qua. Manterrà la pizza all'interno ancora più morbida. Il pollo croccante, zaccheve. Non abbiamo messo sale, ce lo mettiamo adesso. Intervalliamo con i nostri pomodori, così facciamo anche un gioco di colori, no? Così, 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 così. Mi vergogno di questo panino, troppo buono, mannaggia miseria. Poi mettiamo le melanzane, zaccheve, così. È troppo esagerato, che dite? Vabbè, facciamo un co... No, vabbè, ma ci sta, cavolo, ragazzi. Un panino è un panino, dai. Deve essere godereccio. Ma pensate che quegli altri ce lo fanno pagare un 6-7 euro, no? Se no 8 euro un panino. E noi, questo, quanto può valere sto panino? Date il prezzo voi, dai, con i commenti. Quanto pagheresti un panino così? Ragazzi. Ma veramente, quanto è bello, quanti colori ci stanno dentro, solo con l'occhio, già so appagare, già è buono, già lo so che è buono. Aspettate, se beviamo qualcosa oggi, dai, bicchiere ghiacciato, una birretta qua che sta tutta, vai. È da sballo, ve lo giuro, una cosa. O dovete fare quest'estate, non fate passare manco un attimo. Da bontà. La nostra. E facciamo le cose di stagione. È tutto un altro sapore. Da bontà assoluta, rifatelo.